Sindaco, sono passati ormai giorni degli italiani scomparsi in Messico, non si hanno notizie, nonostante anche il ministro Alfano, diciamo, sia intervenuto nella vicenda. Sì, anche oggi abbiamo seguito questa tragica vicenda, ho incontrato alcuni familiari delle tre persone scomparse. Ieri c'è stata una fiaccolata, il governo è più volte intervenuto, ne parlano i media, è stato utile l'incontro con i familiari perché mi hanno fatto alcune richieste, ovviamente che devo riferire in giornata al ministro, che ho già cercato e mi hanno detto che è in missione all'estero e che mi richiamerà lui più tardi. La prima richiesta che credo egli possa sicuramente esaudire è quella di incontrare, come ho fatto io, i familiari, e poi ci sono delle questioni che mi sono state sottoposte. Sicuramente c'è l'ansia di poter sapere che fine hanno fatto queste persone e che soprattutto si possa fare tutto quello che è doveroso, perché le indagini di polizia e di magistratura siano indagini scrupolose, dettagliate ed efficaci, perché poi la scomparsa risale al 31 gennaio di quest'anno, quindi è passato anche parecchio tempo e per un certo numero di giorni è stato tutto un po' in silenzio, quindi vicenda assai inquietante che coinvolge tre cittadini napoletani e quindi io mi auguro e farò di tutto perché l'attenzione sia molto alta su questa vicenda e che il governo e le forze istituzionali impegnate facciano di tutto per far conoscere ai familiari qual è la situazione.